Per concludere questa parte teorica sull'oscillatore armonico, facciamo un piccolo approfondimento, cioè la formula che il periodo è proporzionale alla radice di m su k si poteva dedurre anche dall'analisi dimensionale, in pratica guardando le unità di misura. Infatti noi dobbiamo cercare una formula che esprima il periodo in funzione della massa appesa e della rigidità della molla, la costante elastica. Immaginiamo di non aver fatto l'esperimento e non sapere che la formula è questa. E immaginiamo anche che non abbiamo fatto tutta questa dimostrazione a partire dalla legge di Newton. Eppure potevamo capire che il periodo era proporzionale alla radice di m su k guardando le unità di misura. Perché noi dobbiamo ottenere una cosa che è espressa in secondi a partire da due grandezze fisiche che sono una massa in chili e una costante elastica in newton al metro. Intanto newton è chilogrammi per metro al secondo quadrato e quindi corrisponde newton al metro, corrisponde a chilogrammi al secondo quadrato. Quindi noi abbiamo una massa in chili, una costante elastica in chilogrammi al secondo quadrato, abbiamo queste due unità di misura di partenza e dobbiamo far venire fuori secondi, cioè un periodo. L'unico modo di combinare il chilogrammo e il chilogrammo fratto secondo quadrato in modo da far venire fuori secondi è di prendere questo chilogrammo, dividerlo per questa quantità, cioè la costante elastica, da questa divisione il risultato è secondi al quadrato e poi fare la radice quadrata, così il risultato finale sarà secondi. Quindi l'unico modo per far venire fuori secondi, partendo da questa unità di misura, chili, e quest'altra, è di prendere la massa, il chilogrammo, dividerla per la costante elastica, cioè il chilogrammo al secondo quadrato, prendere la massa, dividere per k e fare la radice quadrata. Prendere la massa, dividere per k e fare la radice quadrata. È l'unico modo per far venire fuori un risultato espresso, che poi sarà espresso in secondi.